Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video del canale. Oggi vi porto una profile di Galaxy aggiornata. In tantissimi avete chiesto negli scorsi mesi, ma dovevano uscire gli ultimi supporti e non aveva senso portarla prima di oggi. Abbiamo ricevuto un sacco di giocattolini. Detto questo, chiaramente non mi sento di consigliare il mazzo a nessuno che voglia, diciamo, tentare di avere risultati con questo deck in un ambiente competitivo, ma se ve lo volete montare solo per fare due spare con gli amici o senza tante aspettative, è un mazzo che sicuramente combina qualcosa. Ho portato molto spesso questo deck qua sul canale, quindi sarò abbastanza rapido per la spiegazione degli effetti e tutto il resto, e a fine video troverete anche alcune delle combo più importanti, secondo me, per iniziare a giocare il mazzo se non conoscete nulla della strategia. Quindi iniziamo con la nostra profile. Allora, monocopia di Afterglow, ci basta in monocopia perché tanto ormai tutti i pezzi del mazzo sono in qualche modo cercabili o addabili, quindi non ha senso giocare più copie di potenziali brick. Se siete paranoici e avete paura che ve lo bannino in qualche modo e ne volete giocare due, lo potete fare, ma non ha particolarmente senso. Comunque, può entrare in special. Quello che vogliamo fare molto spesso con questo mazzo è staccarlo e poi andarcelo a riciclare in mano in qualche modo. E lo vedrete anche qua, ripeto, meglio nelle combo. Lo dirò spesso che lo vedrete meglio nelle combo, ma serve studiarselo un attimo perché il deck non è poi così tanto semplice da capire solo dando un'occhiata alla lista. Comunque è molto molto carino perché può anche essere un modo in going second di pulire l'avversario, di menarlo malamente, visto che va a raddoppiare l'attacco di tutti i mostri numero se lo andiamo a staccare. 3 per del Galaxy Eyes Photon Dragon, lo dobbiamo giocare a 3 per perché ci sono tanti modi di portarlo sul board. È una carta che anche se non l'andiamo a convertire in un Xyz rankotto, ed è raro che non l'andiamo a convertire in un Xyz, è comunque rispettabilissima perché è un 3K attacco che ci può aiutare ad avere un sacco di ciccia sul tavolo per menare. Gli effetti sono un po' deludenti, quindi non stiamo neanche a parlarne perché sono invecchiati un po' male. Monocopia del Photon Emperor, anche lui basta monocopia. Se viene mandato al cimi, tranne che dal campo, quando abbiamo un altro mostro tematico o sul campo o nel cimitero lo possiamo specialare in difesa. E quando viene summonato in qualche maniera ci dà una norma addizionale di un mostro luce. Quindi questo è un effetto molto molto importante perché ci serve quella norma addizionale e lo vedremo meglio nelle combo. Avere questa carta a disposizione col fatto che adesso ci sono tantissimi modi di fare foolish è un qualche cosa di incredibile, però ripeto, questa è una carta che davvero giocatela mono, non ha senso metterla più di uno. 3 per del Galaxy Soldier, a differenza di Cyber Drago qua lo dobbiamo giocare a 3 perché lui è un addino per un mostro Galaxy qualunque e quindi nel suo mazzo di riferimento lo possiamo tranquillamente giocare a 3 e ci può aggiungere una pletora interessante di mostri, non solo altre copie di se stesso. Giocando la 3, quindi boostiamo di tanto la consistenza del deck e il Galaxy Soldier è protagonista assieme ad altre carte del mazzo di tantissime combo che partono da 2 o massimo 3 carte. Monocopia di Thrasher, semplicemente un body da 2100 che si può specialare sul nostro tavolino se siamo a campo vuoto, tutto qua. 2 per di Vanisher, viene specialato se controlliamo un mostro tematico, non può menare quando entra ma non è un gran problema. Sulla sua specie ci possiamo aggiungere un Photon Dragon dal deck alla mano e un Monster Xyz che ha utilizzato lui come materiale, se va a rompere qualcosa in battle lo banna. Monopair di Galaxy Summoner, importantissimo pure lui, ma altra carta che non ha senso giocare in più di monocopia. Su normal special ci targhetta un mostro tematico nel cimitero, tranne un'altra copia di se stesso, ma non è un problema, ne giochiamo solo uno e lo andiamo a specialare in difesa. In più può anche andare a modificare il livello di un'altra carta luce sul campo facendola diventare un mostro 4. 3 per del Photon Orbital, lui è nella pratica un cerchino per una carta Photon o Galaxy mostro dal deck alla mano. 3 per di Galaxy Wizard, un 8 per turno può diventare un mostro 8 oppure lo possiamo tributare per aggiungere una carta Galaxy dal deck alla mano, tranne un'altra copia di se stesso. Nella nostra combo abbiamo modo di portarlo sul tavolo una seconda volta e non è una carta con Hard Ones per turno, e quindi riportandolo sul board possiamo rifare l'effetto tutte le volte che vogliamo. 3 per di Jumper, la prima riga di testo è totalmente rilevante perché gli avversari ve lo negheranno sempre. Ci interessa perché se viene mandato al cimitero si aggiunge una carta Magia o Trappola Photon o Galaxy, quindi è uno dei migliori cerchini per arrivare a Galaxy Undead, che è una delle magie nuove che fa veramente tanto per questo mazzo. Volendo si potrebbe giocare o a due copie o a tre copie. A me piace 3 perché vedendolo in mano iniziale riusciamo a fare tante combo belle, eppure lui un po' come Galaxy Soldier protagonista di tante combo da 2 o da 3 carte. Reparto Entrap con 3 copie di Ash, 3 Veiler, 3 Impermanence. Lo slot un po' ballerino è quello del Veiler. Vi consiglio comunque al posto di Veiler di andare a mettere un Entrap luce, quindi Omnibiru, Ogre o quello che vi pare, ma luce, perché almeno avete un po' di consistenza in più per alcuni degli effetti del mazzo. Se non ve ne frega assolutamente nulla, mettete quello che vi pare, va bene pure Droll, insomma, però l'importante è avere almeno 9 slot di HT perché
e il minimo sindacale, ora come ora, se non volete venire piallati malissimo. Nel reparto magia, la Stop Numbers è sempre considerata come carta Galaxy Eyes, pagando metà life points ci porta due mostre dal cimi e ci fa fare un mostro numero con quei due praticamente. È cercabile, è un recovery simpatico, qualche volta vi può salvare. Rota non ha bisogno di nessuna spiegazione. Galaxy Expedition ci basta mono perché adesso è cercabilissima. Se controlliamo un mostro tematico 5 superiore, specialiamo un mostro tematico 5 superiore dal mazzo, tutto qua. Galaxy Trance la utilizziamo nelle nostre combo iniziali per fare board. Targetiamo un fotonico nel cimi, specialiamo lui e un Galaxy dal mazzo con lo stesso livello, ma saranno in difesa, avranno gli effetti negati e per attivare questa carta paghiamo anche 2K. Li porteremo a 2K attacco e ci va a locare, ne potete specialare soltanto mostri Photon o Galaxy, però non è un gran problema visto che solitamente la caleremo di primo turno. Burial e Call by the Grave non hanno bisogno neanche queste due carte di alcun tipo di introduzione, sono molto buone. Call by the Grave ci serve per evitare di beccare 32 entrap sulle poche giocate che facciamo e la Foolish aumenta di parecchio la nostra consistenza. Galaxy Andred è molto buona per questo mazzo perché su attivazione ci manda un Photon, un Galaxy dal deck al cimi, una carta qualunque oltretutto, quindi non per forza un mostro. Se un Galaxy Eyes Photon Dragon è specialato sul nostro tavolino, possiamo guardare l'extra dell'op e poi o banniamo un mostro oppure specialiamo un numero dal suo extra sul nostro tavolino. E quindi capite anche voi che insomma è una carta veramente molto flessibile e molto forte nel matchup giusto. Nelle trappole, tre copie di Perma, ma le abbiamo già viste prima. Monocopie di Eternal Galaxy. Questa è sempre considerata una carta Galaxy. E se controlliamo un mostro tematico, targetiamo un Xyz che controlliamo. Specialiamo da extra deck un Photon o Galaxy Xyz che sia di 4 ranghi superiore al mostro che abbiamo. Ed è un modo in pratica creativo di riciclare un Baguska che magari verrebbe rimosso comunque dal tavolino. O un altro mostro Xyz 4 che lì e non serve più a molto. È una carta abbastanza speziata, non vi serve per forza, volendo potete giocare altro, ma a me non dispiace affatto. Quindi andiamo nell'extra deck con monocopia di Zeus. Il mazzo è praticamente al 90% Xyz, quando non siamo locati comunque una carta molto buona da appoggiare sul board. Il Galaxy Cypher EX Dragon è molto molto forte per noi, per il semplice fatto che è una carta che possiamo fare più o meno quando vogliamo, appena il mazzo entra. Andiamo a fare overlay sopra un cipher che abbiamo tirato tranquillamente ed è un modo abbastanza rapido di andare ad infilare nel cimitero una copia di Afterglow. Poi Cipher Blade, che è uno spacchino per una cosa degli avversari. Full Armor, ennesima carta che si può mettere sopra un Xyz Galaxy ed è l'ennesima carta che staccando uno spacca una carta agli avversari. Numero 62 è la nostra cartona per fare i mega danni in faccia all'oppo, soprattutto in combinazione con Afterglow, perché si va a pompare per i ranghi dei nostri Xyz sul tavolino. Numero C62 si può andare a mettere sopra quello che abbiamo appena visto. All'inizio della battle, staccando uno, può fare tre attacchi sui mostri durante la battle. E se ha un Photon Dragon originale sotto, è unaffected dai mostri avversari e guadagna attacco per i livelli e i ranghi dei mostri che si trova sotto, moltiplicati per 100. Quindi, pure lui, in altro modo, abbastanza grosso di chiudere partite. Numero 38, il nostro simpatico negate per le magie. Numero 90, il nostro simpatico negate per gli effetti mostro, che in più va anche a raddoppiare in un effetto quick che ci prende una carta Photon o Galaxy dal deck, o se la può anche attaccare sotto come materiale. Il mitico Baguska, numero 41, re del gioco, tutti sapete cosa combina. Carta che tireremo qualche volta sul board per stallare se non abbiamo niente di meglio da fare. Galaxy Photon Dragon è fortissimo, supporto abbastanza recente pure lui. Si fa con due mostre 4, i mostri luce guadagnano 500 attacco. Staccando uno possiamo aggiungere una carta Photon o Galaxy oppure mandarla al cimi. E quando un mostro luce viene specialato possiamo targettare uno di quei mostri e gli andiamo a modificare il livello da 4 a 8 o viceversa. Questa carta è un anello combo importantissimo perché va a sistemare alcuni dei nostri mostri che purtroppo non sono né di livello 4 né di livello 8 oppure caliamo in un momento sbagliato. Monocopia dello Star Liege, su Summon ci prende un mostro fotonico dal mazzo, va a proteggere dal target e dalla distruzione di effetti carte e nel turno dell'avversario staccando un materiale possiamo targettare un Galaxy Eyes Photon Dragon bannato nel cimi e lo specialiamo. Numero 39 Utopia Rising è una carta riciclo che giochiamo qua dentro, qualche volta magari abbiamo accesso solo alla possibilità di fare Xyz 4, caliamo lui, ci andiamo a riprendere qualche pezzo buono dal cimitero e recuperiamo una partita che diversamente avremmo perso, e due copie del Soul Flare. Lo facciamo con due mostre luce con almeno un mostro con 2K più attacco, su evocazione Link targettiamo un mostro fotonico Galaxy nel cimitero, lo aggiungiamo in mano. Durante la main phase dell'oppo possiamo scartare una carta tematica, targettiamo un mostro specialato dell'avversario, lo spacchiamo e capite anche voi che è una carta comunque abbastanza fastidiosa nella situazione giusta. Questo è tutto per il main deck.
Qua in site trovate qualche idea un po' simpatica, quindi potete cambiare l'entrap. Durendal vi può dar modo, assieme a Photon Deceleration, di fare una combo abbastanza ignobile che fa mezzo turn skip. Bugina Shima non mi ha convinto tantissimo in testing, ma volendo si potrebbe mettere al posto di numero 39 Utopia Rising. Le talent non sono affatto male, perché se vi aspettate di beccarvi un sacco di entrap in gola, questa carta vi può dare una ripartenza. Crossout sarebbe bellissima dentro questo mazzo, ma è davvero molto difficile riuscire ad infilare dentro questa con anche tutti i potenziali target che potrebbero darvi uggio. E poi abbiamo la Tachyon Transmigration, che è sempre stata una delle mie carte preferite, ragazzi, non ci posso fare niente. È una counter stupidissima, ma io l'adoro. È davvero davvero difficile giustificare uno slot di main deck per provare di metterla dentro. Questo è tutto per la profile del giorno, io spero che l'abbiate apprezzata. I prossimi mazzi dovrebbero essere Nemrilia Yosenju e tecnicamente quello Insetto, anche se ancora non sono arrivato a una lista che mi piace o mi garba abbastanza. Se avete un mazzo in particolare da chiedere, lasciatemi un commento qua sotto, oppure se avete delle domande o dei suggerimenti, scrivete qua. Io vi saluto e vi lascio alla sezione delle combo. Ciao ciao! Questo è tutto per il video del giorno. Se apprezzate il mio lavoro sul canale e volete contribuire, oltre al solito like, commento e iscrizione, trovate qua sotto i link ai miei sponsor, consigliatissimi per acquistare prodotti a tema TCG. Nello store della Gildo, utilizzando il mio codice, su qualsiasi ordine avrete un 5% di sconto, mentre su CardTrader, solamente registrandovi, riceverete 2 € da spendere sul sito e con il servizio CardTrader Zero avrete modo di risparmiare considerevolmente sulle spedizioni.